Eder. Mech. Pallister. Rega praticamente ha in qualche maniera smentito tutta la versione che è stata offerta dalla controparte, chiamiamola così, anche perché la famiglia Barrega era costretta a stare in casa e era impossibile uscire, gli veniva impedito da parte della coppia Fina Canandente. E naturalmente, evidentemente la coppia Fina Canandente aveva dei fini ben precisi, doveva portare a termine il progetto che conosciamo, ed era naturalmente questo un'eventuale uscita fuori dalla villetta di qualcuno dei componenti verosimilmente avrebbe rappresentato un problema, un ostacolo per portare a termine il loro progetto, tant'è che il signor Barrega, il giorno famoso della bufera, tentando di cercare la chiave per aprire il cancello e non trovandola, è stato costretto con un martello a sganciare, a rompere il lucchetto, che poi non si è rotto in realtà, ma si è sbloccato, ecco. E questo ha consentito di uscire fuori, di portarsi fuori dalla villa. In uno stesso mazzo il signor Barrega teneva sia la chiave del cancello che quella del garage di pian terreno, per cui non riusciva a trovare, doveva peraltro andare in garage anche per prendere delle cose, in genere utilizzava il garage anche come ripostiglio, come rimessa, però non ha trovato più la chiave, per cui è stato costretto, dovendo abbandonare velocemente e improvvisamente per via della bufera la casa, è stato costretto a rompere appunto il lucchetto. Lui teneva la chiave del garage e del cancello esterno dentro la macchina e non ha più trovato nulla. Peraltro bisogna sfatare anche un altro enigma riguardante la famosa catena che è stata rinvenuta lì appesa al recinto esterno della villetta. La catena serviva non per agganciare il cancello, per assicurarlo, per garantirlo meglio, ma serviva per appendere il sacchetto della spazzatura in una zona più alta e non riporlo a terra. E Giovanni Barrega chiudeva abitualmente, come è giusto che sia, col lucchetto, dunque assicurava il cancello con il lucchetto durante le ore notturne, naturalmente la sera dopo le 9 chiudeva l'entrata del cancello della villetta. E in quella settimana, dunque durante le ore diurne, dunque il pomeriggio, era sempre accostato ma non chiuso col lucchetto. Durante quella settimana il cancello è stato quasi sempre chiuso col lucchetto, anche sia di mattina che nel pomeriggio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.